Nei nostri microfoni Marcos Alonso, Radio Blu. Marcos, quanto sarà difficile il ritorno al Waterpolo? Se oggi è stata dura, penso che là sarà ancora più dura, no? Però penso che abbiamo fatto una grande gara e siamo stati superiori soprattutto nel secondo tempo e avendo le occasioni più importanti della gara, quindi andremo là a vincere, però prima pensare alla partita di domenica, che anche in campionato sono 3 punti molto importanti. Tu non ci sarai per appunto il cartellino di oggi e come ti senti adesso, oggi? Buono, tifferò la squadra da Firenze e ho una settimana per lavorare dopo l'infortunio dell'ultima settimana. Ho bisogno di lavorare un po' in tutti gli aspetti per tornare a essere al 100%. Senti Marcos, come ti spieghi il primo tempo? Perché credo sia forse la prima volta che la Fiorentina non fa più possesso palla rispetto agli avversari e Tottenham era spesso nella vostra metà campo. Più forti loro o voi un pochino più arretrati? No, no, loro sono una grande squadra, no? Stanno lottando per il campionato inglese e ovviamente sapevamo che era difficile, no? Però penso che anche nel primo tempo abbiamo avuto le occasioni più chiare della partita con Berna e Mauro e quindi valuto la gara come buona, no? Non solo il secondo tempo ma tutti i 90 minuti. Ti posso chiedere anche di tattica, perché con Bernardeschi a sinistra, che in attacco si porta un po' più al centro, tu hai davvero tutta la fascia davanti anche per attaccare. Ti chiedo, insomma, se, come ti trovi, se è anche una posizione che ti concede anche qualche affondo in più. No, con tutti mi trovo bene, no? Berna ha un grande rapporto con lui, tanto dentro come fuori del campo e sto molto, molto bene con lui, ma anche altre volte con Borja giocando lì o con tutti in generale mi trovo abbastanza bene e cerco di aiutare la squadra per lograre la vittoria o i 3 punti. E cosa vi ha detto Paolo Sousa? Lui ti ha fatto capire che tiene molto all'Europa League. No, orgoglioso, erano tutti lo staff orgoglioso della partita che abbiamo fatto e niente, che bisogna continuare così perché nessuno ci regala nulla. Lo sto. Grazie. Grazie. Andrea.